Allora, siamo molto molto contenti che Paolo Verino sia tornato qui oggi con noi all'Unicamp. Riprendiamo i seminari sulla ripetizione, oggi con lui, domani qui alle 10 con Silvia Vizzardelli e alle 11, no, contrario, okay. Silvia e poi Luca Zendri, sempre il tema della ripetizione, quindi ricominciamo i seminari. E io farei un bel applauso al compagno Verino che è tornato dopo tanto tempo. Vai. Non ci sono più termini medi. Niente. La cena non te lo offriamo. C'era quel romanzo di Schneider, come era questo Schneider, La solitudine del portiere. No, quello è di Cossari, quello è del Montalbano. No, quello l'austriaco. Ah no, no, è come di quello che tira il rigore, quel momento di assoluta solitudine di chi sta per tirare il rigore. Vado in porta, c'è Marco, quindi è sicuro che c'è. Qui. Ciao. Io sono il corretto. Fa giustizia. Un senso di giustizia. Allora, vi ringrazio dell'invito e sono toccato, non vi dirò in che senso toccato, ma comunque toccato di essere in questi posti dove sono stato a lungo. Come si dice, nel bene e nel male, nell'amicizia e nell'inimicizia, per lo più nell'amicizia. Allora, il tema è un fenomeno della memoria che viene chiamato comunemente col termine francese già visto, déjà vu. Questo fenomeno della memoria a me interessa, ha interessato perlomeno anni fa, perché mi pare la chiave di accesso più concreta, più indagabile con l'osservazione diretta, per comprendere quali sono le condizioni che in generale rendono possibile il tempo storico. Che cosa rende storica la nostra esperienza? In che senso si può parlare, senza offendere nessuno, e per lo più essendo capiti, di storicità dell'esperienza? Quindi un fenomeno umile, da esaminare con attenzione in tutti i suoi risvolti, è straordinariamente ambizioso questo fenomeno, o perlomeno straordinariamente potente, se davvero ci dà ragguagli su un aspetto decisivo della natura umana, la storicità di questa natura, la storicità della nostra prassi, delle nostre esperienze, dei nostri discorsi. Avverto che anche in questo caso, come immagino in altre puntate della soap opera sulla ripetizione che avete imbastito, quello a cui assisteremo anche in questo caso, o comunque in questo caso, è un episodio di guerra civile all'interno della ripetizione. Dunque non in quella sorta di contesa farfugliante e che non dà nessun esito significativo fra inventività e ripetizione, fra trasgressione e routine. Tutto si gioca nelle forme che prende l'ancora una volta nella nostra vita. La ripetizione può prendere, credo che lo vedrete o l'avete visto, delle posture fra loro avverse, ma sempre della ripetizione si tratta. Ripetitivo è il gioco infantile, ripetitiva è la produzione seriale di merci. Su questa doppia polarità
ha riflettuto a suo tempo un esperto del gioco infantile e però anche un esperto della moderna industria culturale qual è stato Walter Benjamin. Vedete, la stessa esperienza dell'ancora una volta prende valenze fra loro diametralmente opposte. Allora, il fenomeno del déjà vu. Lo riassume bene un grande poeta italiano della seconda metà del Novecento, con questi versi. Sono tornato là, dove non ero mai stato. Nulla da come non fu è mutato. Tornare dove mai si era stati in precedenza. Vedrete, spero, nell'arco di un paio di minuti quanto questi versi di Caproni siano un ritratto straordinariamente succinto e efficace del fenomeno amnestico di cui ci occupiamo. Con l'espressione déjà vu, già visto, ma si potrebbe anche dire già fatto, già vissuto, già udito, non si intende la riedizione di un episodio ben noto del passato. Si intende unicamente una ripetizione illusoria, una ripetizione solo apparente. Che significa? Che si ritiene di aver già visto o vissuto qualcosa che invece si sta vedendo o vivendo per la prima volta. Qualcosa che accade solo nel momento attuale. Quindi vi si ha uno scambio, si scambia l'esperienza in corso per la copia fedelissima di un suo sosia arcaico, di un prototipo conficcato nel passato. Si crede di riconoscere ciò che si sta conoscendo soltanto adesso. Si crede di riconoscere ciò che invece si conosce per la prima volta. Questo è il motivo per cui il déjà vu viene parafrasato, ha il suo sinonimo nell'espressione falso riconoscimento. Si crede di riconoscere l'inedito, il totalmente nuovo, la primizia. Il presente attualmente in corso, il presente istantaneo, prende dunque le vesti, la forma del ricordo. Accade qualcosa, credo di riconoscerlo, mi sembra di averlo già visto, già vissuto, e quindi lo ricordo, ciò che sta accadendo proprio ora, nella misura in cui è affidato a un già, è collocato in un tempo anteriore. Quindi il presente in corso, ciò che accade per la prima volta, ciò che ci si para dinanzi, diventa oggetto della memoria. Non si ha quindi un deficit di memoria o una perversione della memoria, si ha piuttosto un ampliamento smisurato dei suoi poteri. La memoria, anziché riguardare i fatti ormai trascorsi, il catasto degli avvenimenti compiutisi in precedenza, riguardare soltanto ciò che è stato, riguarda anche ciò che è in corso attualmente.
quali sono le conseguenze emotive del déjà vu? Beh, naturalmente ce n'è di ogni tipo, ma certamente predomina un senso di fatalismo, una sorta di assistere a ciò che si vive come spettatori della propria vita, un guardarsi vivere. Fatalismo, apatia, rassegnazione a non poter incidere sugli avvenimenti in corso in quanto essi sono, attenzione, non semplicemente un che di analogo a ciò che avvenne, ma la copia conforme e indiscernibile di ciò che avvenne. Si rinuncia dunque a incidere sul decorso dell'esperienza. Ci si rassegna a ripetere quel che già accadde. E io credo, ho argomentato quando mi sono occupato di questi temi, credo che qui vi sia la radice più consistente di ciò che alcuni anni fa è stato non tanto una sciocchezza filosofica quanto una sensibilità di massa, una mentalità di massa, per la quale mentalità di massa, sciocchezza filosofica a parte, si poteva decretare la fine della storia. Si entrava nell'ordine del riciclabile, non si poteva che ripetere, reincontrare, riconoscere questo o quel frammento dell'esperienza o personale o collettiva che era già stato. Se io dovessi descrivere, in qualche modo nobilitandola l'idea, la tesi della fine della storia, e pensandola come una tonalità emotiva diffusa dell'epoca nostra, come uno stato d'animo fondamentale, dove lo stato d'animo non è un che di ornamentale che si aggiunge ai processi cognitivi, ma è un indice perspicuo e prestigioso di alcuni tratti della condizione umana. Per questo, così intendo la parola stato d'animo o la parola tonalità emotiva. Bene, questa tonalità emotiva della fine della storia, questo stato d'animo della fine della storia, è coinciso nel suo lato più effettivo di reale vissuto con un dilagare del fenomeno del già visto. Chi è in preda al del già visto, scrive uno degli autori che se ne sono occupati, a proposito il poeta di prima era Giorgio Caproni. Me l'ho dimenticato, l'ho detto. Siamo sicuri che non sia un déjà vu. Questo per certi versi è un déjà vu morbido, un déjà vu parziale per me, ma appunto non è proprio così. Noi parliamo di due avvenimenti che sembrano indiscernibili fin nel minimo particolare, per cui, capite, in preda al déjà vu, io so che quello che accadrà tra un momento, cioè che lei si alza indignata e se ne va, per esempio, non so cosa accadrà. Ma qualsiasi cosa accada, io so che mi ci devo rassegnare, perché anche quella che accadrà, che sta per accadere, fa già parte del copione prescritto di cui ora rappresento semplicemente una replica. E non vi è più nulla di nuovo, e ogni momento è una ripetizione del passato. Questo è lo stato d'animo di chi è in preda al déjà vu, questo è lo stato d'animo di massa, la tonalità emotiva, la Stimmung, fondamentale dell'epoca della fine della storia. Comprendere il déjà vu significa dare una base, non so come dire, filosofica, credibile, a quella che è stato forse il nocciolo maggiore dell'epopea mediocre e carnevalesca che è stata chiamata pensiero postmoderno. Il déjà vu
ha il suo fratello buono, vedete la guerra civile insieme alla ripetizione, è come il come la manifestazione distorta di un nucleo essenziale della nostra esperienza rammemorativa, che è stato messo a fuoco, vi dico subito il nome del fratello buono, me lo trovate sulla destra della lavagna, che è stato messo a fuoco per primo, per quanto ne so io non ne so molto, né sono erudito né ritengo sempre così essenziale l'erudizione, nel quattordicesimo libro del De Trinitate, da Agostino d'Ippona. Agostino d'Ippona per primo mise in luce un'espressione apparentemente paradossale e che è la base fisiologica inevitabile rispetto alla quale il già visto, il déjà vu, è una distorsione determinata. Questo fenomeno di base, esso sì, veramente rivelativo, di cui il déjà vu non è altro che una sorta di manipolazione tendenziosa, porta il nome proprio di ricordo del presente. Agostino d'Ippona ragiona grosso modo così: la mente conosce se stessa per mezzo di un ricordo. Ma la mente è sempre presente alla mente, sicché conclude attraverso sviluppi più complessi Agostino, la rievocazione autoriflessiva si risolve in un ricordo, ma attenzione, in un ricordo del presente. Ciò che è ora è oggetto di memoria. L'altro autore, che io non amo, ma di cui riconosco la straordinaria capacità di scrivere bene, che non è l'ultimo dei pregi, soprattutto in un filosofo, è Bergson. Dopo Agostino, Bergson. Bergson, meglio di altri, un altro che si è occupato di déjà vu, era Ernst Bloch, il quale scrisse a quattro mani con Walter Benjamin in una taverna di Marina Grande a Capri nel 1924 un testo sul déjà vu che presenta qualche interesse, ma è talmente frammentario da non meritare di essere confrontato ai due a fondo sulla nozione di ricordo del presente di Agostino, di cui però non dirò nulla, anche se sarebbe appassionante, adrenalinico, certo più e meglio di un rave parlare del quattordicesimo libro, lo dico sul serio, penso sul serio, perché penso che come l'ineffabile anche il rave ha la stessa caratteristica dell'ineffabile. Qual è la caratteristica principale dell'ineffabile e anche del rave? Il monotono, mentre il quattordicesimo libro della Trinità no. Di Bergson invece vorrei dire, allora Bergson scrive un testo capitale anche per chi detesti Bergson, capitale per acutezza, per puntualità di osservazioni empiriche sul ricordo del presente. Il suo saggio in francese si chiama Les souvenirs du présent et la fausse reconnaissance, quindi un nesso già nel titolo tra il ricordo del presente e la possibilità, attenzione, che esso si distorca, che esso diventi subito, se voi tutti sapete kantiani, quindi il paralogisma, no? Quale parola più nota di paralogismo? La possibilità viziosa, la versione viziosa del ricordo del presente è il falso riconoscimento o déjà vu. In due parole la tesi di Bergson. Bergson osserva subito, non c'è da meravigliarsi del fenomeno del déjà vu, che qualche volta esso incorra, che talvolta esso emerga. L'unico motivo per meravigliarsi è che non vi sia sempre per tutti. Perché? Perché tipico della mente umana, tipico della memoria umana, è ricordarsi
di ciò che si vive mentre lo si vive. Quindi, tipico della mente umana è, e qui avveniamo a una scissione che ci introduce già, se volete, nel cuore di che cos'è il tempo storico, per cui quello, quando ne parlava, non lo sapeva, sempre Agostino, lo sapeva se nessuno glielo chiedeva, Agostino, cos'era il tempo, però se qualcuno glielo chiedeva aveva dei problemi. Invece, grazie a Bergson e al déjà vu, possiamo senza dubbio parlare in maniera chiara e distinta, tolto ovviamente la possibilità e perfino il gusto di dire sciocchezze, possiamo però parlare di che cos'è il tempo. Qual è la scissione che indica Bergson? Ogni momento che noi viviamo si sdoppia, si biforca. Ogni momento che noi viviamo, attenzione, anche ogni momento che noi abbiamo vissuto e ogni momento che noi vivremo, si sdoppia in presente percepito e presente ricordato. Bergson adduce dei buoni argomenti per dire che se la memoria non si applicasse a ciò che si vive mentre lo si vive, non funzionerebbe affatto, non potrebbe nemmeno darsi un processo mnemonico. Quindi la memoria non è una specie, sapete come negli eserciti si dice, c'è la prima linea, che sarebbe la percezione, e poi la retrovia, oppure come si chiamano, l'ambulanza, non so, qualcosa del genere, le salmerie, e invece sarebbe la memoria, che arriva in un secondo momento con un ruolo ancillare. No, vi è perfetta, attenzione a questa categoria temporale, perfetta simultaneità o contemporaneità fra presente percepito e presente ricordato. Bergson, per spiegare la fausse reconnaissance, il cattivo, in base al fisiologico fondamentale caratterizzante la natura umana, il ricordo del presente, cosa dice? Che di solito noi privilegiamo, la metto semplice, ma vorrei arrivare al punto teoretico che a me interessa, il resto appunto è salmeria e ambulanza, chi se ne frega. Il punto, schematicamente, il punto che importa è qui, per Bergson, cosa che ripete abbondantemente, con variazioni anche geniali, nel suo libro più importante, che è Differenza e ripetizione. Questo saggio sta proprio nel cuore di Differenza e ripetizione, sarebbe un peccato leggere quel gran libro così sbagliato che è Differenza e ripetizione. Un libro può essere grande anche se sbagliato, senza tener conto di questo motorino che è il saggio di Bergson. Allora, il ragionamento di Bergson è questo: noi di solito privilegiamo solo uno di questi due presente. Quale? Beh, facile, è il presente percepito, perché il presente percepito è strettamente correlato ai compiti operativi, alla riproduzione della vita, all'azione. Mentre non vi è nulla di più superfluo del presente ricordato. Fate attenzione a questo superfluo, è qualcosa di eccessivo. Quando poi voi, ma l'avrete già fatto o lo farete presto, leggerete la seconda delle considerazioni inattuali di Nietzsche sull'utilità e il dono della memoria per la storia, troverete delle frasi straordinarie che vi resteranno nella memoria. All'inizio c'è un eccesso di memoria che lede la vita, che impedisce l'azione, che paralizza il gesto. Bene, questo eccesso di memoria è del tutto simile al carattere eccessivo del ricordo del presente, che infatti viene sempre messo da parte. Allora, dove sta la patologia del déjà vu, secondo Bergson? Nel fatto che un aspetto comunque fisiologico, comunque sempre all'opera, la doppia faccia del modo in cui apprendiamo ciò che stiamo vivendo, lo percepiamo e lo ricordiamo, una delle due facce di solito è inappariscente, è tenuta in ombra. Il déjà vu, per Bergson, consiste sostanzialmente nel venire in luce di ciò che di solito è in ombra, quindi nel venire in luce del presente ricordato che di solito cede il posto, come si fa negli autobus alle vecchie signore, temo fra poco anche a me, cede il posto senz'altro all'unica cosa davvero utile, che è il presente percepito. E allora Bergson dice, questa patologia, per cui ci sembra che il presente sia la ripetizione di qualcosa che è già avvenuto, di qualcosa di cui noi siamo solo gli epigoni
e i replicanti, accade quando vi sono dei momenti di disattenzione alla vita. Cessa l'azione, siamo in preda a passioni tristi, siamo a terra, non agiamo. Questa, in questi casi, quando vi è una sorta di, come posso dire, allentamento della tensione vitale, emerge ciò che è inutile per le azioni biologicamente o anche culturalmente efficaci, per le quali basta solo il presente percepito. E allora che vorrei dirvi però che questa è una spiegazione che non sta in piedi, potrei metterla più fine, ma a me sembra una spiegazione circolare. Noi abbiamo detto, nel senso che anche Bergson dice, qual è l'effetto del déjà vu? L'effetto del déjà vu è apatia, perdita di energie, rassegnazione, fatalismo. L'effetto del déjà vu. Siamo consegnati spettatori della nostra stessa vita, epigoni della nostra stessa esperienza. Bergson dice che il déjà vu insorge per apatia, allentamento delle energie vitali. Quindi si determina, è un tipo di spiegazione che rischia di essere nel migliore dei casi una tautologia, nel senso che il fenomeno del déjà vu produce ciò che lo determinerebbe. Più convincente è la linea di Nietzsche, per il quale appunto vi è un eccesso di memoria, che per il momento non qualifichiamo, una sovrabbondanza, una superfluità di memoria, tale da, vedete il rapporto, chiamiamolo semicausale, da paralizzare la vita. Quindi non è l'eccesso di memoria causato da una paralisi della vita, come vorrebbe aver fatto. Bergson è praticamente geniale quando si chiede, ma che cos'è il presente percepito? E qui andiamo nell'unico, ci sono due o tre problemi della filosofia teoretica, ce ne saranno altri naturalmente, ma la mia attenzione si è sempre ferma su due o tre. Uno è l'autoriferimento, uno è il tempo e uno è il possibile. Naturalmente ce ne sono altri, quindi ovviamente sono fuori strada, ma diciamo, quando io parlo di filosofia teoretica, più o meno in una forma o nell'altra tornano queste tre cose. Allora, andiamo verso il cuore, con questa spiegazione di persona andiamo verso il cuore di uno dei tre grandi nodi, peraltro sempre intrecciato agli altri, della filosofia teoretica, la temporalità. Bergson si chiede, come chiunque di noi, perché lui è un uomo coraggioso, cioè non eludeva le domande, e dice, vabbè, ma che cos'è il presente percepito? E che cos'è il presente ricordato? E soprattutto, come si distinguono fra loro? Perché hanno lo stesso materiale empirico. Il presente ricordato riguarda gli stessi dati di fatto del presente percepito. E allora in base a che cosa possiamo istituire quella che lui chiama addirittura, attenzione a questa espressione, una differenza di natura, non di grado, una differenza essenziale, non, cioè vale a dire, non siate due fenomeni che stanno sulla stessa scala, in cui uno ha un grado 10, mettiamo il presente percepito, e poi poverino, quell'altro, il presente ricordato, si distingue dal grado 10 del presente percepito solo perché è il grado 7. No, vi è una differenza di natura. Ma allora, in che cosa consiste? Ed ecco che arrivano le determinazioni temporali essenziali. O meglio, delle determinazioni che, se non direttamente temporali, permettono di buttare un occhio sulla strutturazione del tempo. La strutturazione stessa, nella sua, come posso dire, se avete le domande, come è fatto quel motore della tua macchina? Come è fatto il tempo? Allora, Bergson dice questo, sempre in estrema sintesi, perché diciamo, per entrare nei particolari c'è sempre tempo e non è questa l'occasione. Forse non lo è mai l'occasione, purché si insegue il problema principale, a meno che non si fa un seminario su Bergson, allora perfino io mostrerei un po' di erudizione, ma adesso non è il caso. Presente percepito è qualcosa di attuale. Il presente ricordato è qualcosa di possibile. Questa è la distinzione di natura e non di grado. Beh, non ci vuole molto a capire che una differenza fra possibilità e attualità è una differenza essenziale. È essenziale nel senso differenza di natura, non di grado.
quindi quella biforcazione di cui parlava Bergson, ogni momento vissuto si sdoppia in presente percepito e presente ricordato, può essere tradotta anche in presente in quanto attuato e presente in quanto possibile. Il presente ricordato sarebbe ciò che stiamo vivendo sotto il profilo della possibilità, della potenzialità. Mentre sempre lo stesso presente, ma per presente guardate, fate come esempio la frase che sto dicendo adesso, niente di straordinario. La frase che sto dicendo adesso si biforca evidentemente, come tutte le esperienze vissute, in qualcosa di possibile in quanto è ricordato e in qualcosa di attuale in quanto è percepito, qualsiasi cosa si voglia intendere per percezione. Vedete che ci troviamo di fronte a un paradosso proprio, forse non piccolo piccolo. Dov'è che sta il possibile? Sotto quale dei due presente? Ricordato. Quindi del possibile bisognerebbe dire, per minima coerenza col testo, di cui sono l'eco dell'eco dell'eco, comunque infedele, che il presente è oggetto il possibile è oggetto del ricordo. Ma scusate, il ricordo non si occupa del passato. O perlomeno non considera il presente sotto la forma del passato. Se io ricordo il presente resta presente, ma assume la forma del passato. Allora la forma del passato, o comunque il ricordo, è la modalità cognitiva con cui accediamo al possibile. Ma non ci hanno raccontato fin da piccoli mamma, papà e perfino lo zio cattivo che il possibile attiene al futuro? Sta là davanti a noi, nel vuoto siderale di ciò che accadrà. E qui ci troviamo perlomeno di fronte a una mossa ribalda, controintuitiva, che dà a pensare, peraltro nessun excursus, anche perché tutto questo che sto facendo è un excursus rispetto a un testo principale che manca, però nessun excursus, ma sappiate che questa è la posizione fondamentale di Benjamin. Se voi leggete le sue tesi sul concetto di storia, il punto di novità è che dice: il possibile lo abbiamo alle nostre spalle e il compito della storia sta nel cogliere ciò che è stato come qualcosa che resta sempre in certa misura potenziale inattuato. Mentre invece tutte le filosofie del Novecento, a partire naturalmente da quel futuro strategico che sarebbe la nostra morte in Heidegger, per parlare poi di Hannah Arendt, di Kojève e di tutti quanti, sapete come dicono i francesi, tutti quanti, uno dietro l'altro, fare la filosofia dell'avvenire. La filosofia si decide sul tempo se tu metti il possibile nel passato come oggetto del ricordo o lo metti nell'avvenire come X, dopo essere la volontà, la prefigurazione o altra roba. Ma questo è decisivo. Quindi noi ci troviamo di fronte a una mossa controintuitiva. Si potrebbe metterla appunto più fine con terminologia filosofica, ma basta capirsi. Qui si inserisce, come Daniela sa benissimo perché lo insegna e non fa che esplorare questo nodo, si inserisce un altro piccolo sacco, questo qui si chiama il ricordo del presente e il falso riconoscimento. Poi c'è un piccolo piccolo, guardate, poi basta perché poi andiamo solo sui problemi. Questo è l'ultimo, è l'ultima questione, chiamiamo così, l'ultimo soccorso testuale, un piccolo saggio di questo francese che era ebreo e che però si cristianizzò, ma che quando vennero i nazisti a Parigi si alzò dal letto in cui era credo ottantenne e in via di morire e si presentò come ebreo ai nazisti dicendo, rivendicando una l'identità della sua religione di origine. Quindi questo uomo così degno fa un altro piccolo saggio, sempre credo negli anni 20 o alla fine degli anni 10, che si chiama Il possibile e il reale. Il possibile e il reale non c'è una parola sulla memoria, ma è assolutamente il simmetrico di questo che sto dicendo. Abbiate pazienza un momento, perché e poi adesso i caldamenti vanno a palla. Ogni volta che si parla di un testo che già non si conosce c'è una fatica improba della quale bisognerebbe scusarsi. Cosa dice nel possibile reale? Dice: signori, ci sono due sciocchezze che girano, che il possibile viene prima del reale. Attenzione al prima, noi giochiamo la nostra piccola partita di oggi pomeriggio solo su termini temporali. Prima del reale, e che il possibile è
come posso dire, meno potente del reale, è una larva, un'ombra rispetto al reale. E Bergson dice: sono due sciocchezze contro le quali vorrei, con le quali vorrei regolare i conti. Perché? Dice Bergson, attenzione a questa tesi, perché, ma avendo in mente il nostro problema, dice: il qualcosa diventa possibile solo nel momento in cui è realizzata. Che vuol dire? È troppo. Vuol dire che la ricerca del tempo perduto di Proust diventa possibile solo nel momento in cui è scritta. Che significa questo, anche sotto il profilo intuitivamente psicologico? Che dopo che è uscita La ricerca del tempo possibile di Proust, o dopo che una certa signora si è rifiutata di parlare con me, vedo questi due fatti di diversa entità, nel senso che è molto più importante la signora che si è rifiutata di parlare con me, e vedo questi due fatti come ciò che era possibile anche prima. Ah, era possibile La ricerca del tempo perduto, ma diventa possibile solo dopo che si è realizzata. Era ben possibile che quella signora buttasse il telefono, mi attaccasse il telefono, ma questa è l'idea di Bergson. Quindi il possibile è uno sdoppiamento del reale. Qualcosa si realizza e subito compare anche come qualcosa di possibile. Ma attenzione, mica si ferma qui il ragazzo, l'ebreo convertito, sì. Si dice, ma com'è questo, la possibilità della ricerca del tempo perduto, o la possibilità del fende non residuare nei confronti miei da parte della signora, non possiamo che proiettarlo nel passato. E quindi consideriamo che la ricerca del tempo perduto era possibile anche anni prima che Proust la... un gesto retrospettivo. E Bergson scrive: questo gesto retrospettivo con cui noi collochiamo il possibile nel passato è uno specifico atto mentale, dato che i francesi non hanno mente ma hanno esprit, uno specifico atto spirituale, ma insomma in inglese sarebbe senz'altro mentale. Qual è questo specifico atto mentale? Il ricordo del presente. È il ricordo del presente quello con cui proietto all'indietro, cioè nel senso che gli do la forma del passato, non la realtà cronologica del passato, ma la forma del passato, qualcosa che sta avvenendo ora. Quindi noi abbiamo una contemporaneità di percepito e ricordato, ma il ricordato ha non la materia del passato, ma la forma del passato, dà la forma del passato a ciò che stiamo vivendo. Il percepito invece lo consacra agli oneri e agli onori della attualità. Quindi vi è una contemporaneità, questo era quel Bloch che è un copione nei confronti di Benjamin in quegli anni, quello lasciava gli appunti sul tavolo e Bloch mi faceva subito un articolo. Mi scuso naturalmente con gli ammiratori di Bloch, però leggano loro anche bene e mi facciano il confronto. Bloch, come l'avrebbe chiamata qui? Contemporaneità dei non contemporanei. Presente ricordato, presente percepito. Attenzione, sono non contemporanei non per il materiale. Il materiale dell'essenza è sempre quello, ciò che sto vivendo proprio ora, ma per la forma che questo materiale di esperienza prende. Il presente ricordato prende la forma del passato, il presente percepito la forma dell'attualità. Allora, Juan Bloch cos'è che dice sulla contemporaneità e non contemporanea? Che ci sono i cinesi nella Silicon Valley che mentre fanno l'informatica hanno ancora i costumi di secoli fa, che sì, vabbè, appunto è una cosa la Bloch. La cosa interessante è che prima di ogni contemporaneità dei non contemporanei c'è la contemporaneità dei non contemporanei all'interno di ogni momento della nostra esperienza vissuta. Questo è un po' più basilare dei cinesi della Silicon Valley. Presente ricordato, presente percepito, e forse tutte le altre contemporaneità di non contemporanei, quelle anche socialmente più consistenti, derivano da questa possibilità, da questo coesistere di due, in filosofia si chiamano modalità, la modalità del reale e la modalità del possibile. Ma non ce n'è prima l'una e poi l'altra. Prima una cosa è possibile e poi si realizza, coesistono, capite? Coesistono e entrambe le modalità prendono un tenore temporale. La modalità del possibile, passato, ricordo, la modalità del reale, presente, attualità.
basta con i saggetti di Bergson, basta con Agostino, basta con, lasciamo nella taverna di Marina Grande a Capri, Bloch e Benjamin, andiamo alla questione. La questione è presente ricordato, d'accordo, ma il presente ricordato vuol dire, e questo, se non siamo d'accordo su questo non ci posso fare più nulla, quindi propongo almeno come convenzione amichevole fra noi, vuol dire dare, immettere il presente nel passato, per il solo fatto di ricordarlo, collocarlo con un atto mentale nel passato. Attenzione, la vera domanda è: ma che razza di passato è questo del presente ricordato? Questa è la situazione, no? Ci appigliamo sul serio Bergson. Sono le ore X, c'è questa riunione del ciclo sulla ripetizione, sta parlando Ir, no? Allora, l'aspetto per cui io ricordo mentre lo percepisco, l'avvenimento in corso, ricordarlo vuol dire collocarlo in un prima. Ma che razza di prima è questo? No, ecco, il punto decisivo è che non si tratta, lo dice Bergson, questo è ancora un punto veramente importante di Bergson, che poi veramente questo riprende Deleuze in tutta la differenza di ripetizione, non è un prima cronologico, ovviamente. Non posso dire che è avvenuto 10 anni fa o 3 ore fa, è un prima indeterminato, solo formale. I termini che usa Bergson sono passé en général, passato in generale, senza determinazioni cronologiche, oppure passé indéfini, passato indefinito. Quindi vi è un passato per Bergson che non ha, che sfugge alla cronologia, che ha la pura forma di passato e che non è mai stato attuale. Attenzione, questo è il punto che poi ripeterà come una cantilena virtuosa e potente Deleuze: un passato in generale, un passato solo formale, un passato indefinito, senza data, mai databile in linea di principio, e quindi che non è mai stato attuale. Un passato che non è mai stato attuale e che accompagna ogni attualità, così come il ricordo del presente accompagna ogni percezione del presente. Coesistenza o simultaneità fra questi due modi di apprendere la stessa cosa. Allora, la vera domanda filosofica, che non si risolverà con un esperimento biologico, purtroppo, nel senso che quindi penso che sia superiore alla biologia, né con un esperimento fisico, e penso fin da ragazzo che ho sbagliato a non fare fisica, tutto quello che volete, ma la vera domanda filosofica è: che cos'è questo passato in generale, questo passato solo formale, questo passato senza date, in cui è ospitato il possibile? Qualche risposta dobbiamo avere, deve essere una risposta controllabile col senso comune. Allora, la risposta è: il passato indefinito, passato in generale, passato senza date, passato non cronologico, è per esempio, ed è uno degli esempi possibili ma ai miei occhi, non perché io sia un linguista né un filosofo del linguaggio, semplicemente però ho vinto il concorso fortunosamente grazie al professor Gambarara in filosofia del linguaggio, quindi diciamo così porto rispetto, l'esempio maggiore è di questo passato in generale è la lingua rispetto ai singoli atti di parola. Vale a dire, io ho appena detto la frase, e d'altra parte credo che questo sia intuitivo, la lingua c'era prima di ogni singolo atto di parola, ma ammetterete che la lingua è anche contemporanea di ogni atto di parola concreto, per esempio, di ogni atto di parola concreto, l'ultima frase che ho detto. Allora, il problema è che la medesima frase, in quanto presente percepito, attuale, reale, e presente ricordato, potenziale, possibile, si biforca in che cosa? Le stesse parole, in quanto ricondotte a quel poter dire, a quella potenzialità che è la lingua come tale, e le stesse parole, invece, come puntuale atto di parola, come particolare esecuzione.
su questo i psichiatri osservano che assai spesso coloro che sono affetti, anche se mai in maniera grave, insistita, della patologia del déjà vu, hanno un singolare comportamento verbale. In che cosa consiste questo singolare comportamento verbale, questo sintomo verbale? Consiste nel fatto che il loro discorso si incanta su certe parole, cioè anziché tirar via le frasi linearmente, si bloccano su certe parole, come se notassero un'omonimia fino a quel momento nascosta, o notassero, nel senso che diventassero ingombranti, ingestibili, certi aspetti fonetici, il numero di vocali in aiuola, il modo in cui arrota la lingua arrugginire. È come se osservassero la parola mentre la dicono. Oppure, in termini linguistici, è come se le medesime parole fossero usate e menzionate al tempo stesso. Menzionate, sapete che vuol dire? Che mentre è una cosa se dico a Roma sto bene, un'altra cosa Roma è una parola di quattro lettere. In quel caso sto parlando della parola. Ecco, questi disturbi propriamente linguistici legati all'emergenza insistita del fenomeno del déjà vu segnalano che le stesse frasi in parte sono consegnate al loro stato di elementi potenziali della lingua. Quindi, scusate, per essere anche questa digressione probabilmente non era necessaria, cosa voglio dire? Che quando si dice passato in generale, in cui si colloca il possibile, passato senza date, passato che non è stato mai attuale, sono cose maledettamente concrete. La nostra facoltà di linguaggio, in quanto distinta da tutte le sue singole esecuzioni, quello è un passato non cronologico e quello è un passato che è sempre coesistente con le sue esecuzioni, ammetterete, la contemporaneità dei non contemporanei fra la potenza di dire e l'esecuzione del dire. Ma voi dite, usciamo per favore da MFI05, perché qui ci sono ben altre competenze. E allora, la facoltà di pensare e atti intellettivi determinati. Passato in generale, passato indefinito, passato senza date è la facoltà di pensare. No, sociologia. C'è il mondo che ribolle, la crisi economica, le canaglie stanno esercitando appieno il loro potere, le canaglie del capitale finanziario, delle autorità europee e dei governi. Benissimo. Allora, parliamo di sociologia. Benissimo, voi sapete che c'è una differenza in sociologia lunga un secolo e mezzo fra la nozione di forza lavoro e la nozione di lavoro realmente eseguito. Forza lavoro è l'insieme di potenzialità e capacità umane non ancora applicate. I singoli lavori sono ovviamente le esecuzioni puntuali di questa capacità. Il passato in generale è la forza lavoro come capacità rispetto alle esecuzioni puntuali. La disposizione è un altro termine per potenzialità o possibilità, provare piacere e i singoli piaceri goduti. Il presente ricordato, lo sapete quando voi vi incontrate con la fidanzata, se la chiamate così, che non è una cosa buona, o il fidanzato, che di nuovo non è una cosa buona, sarebbe meglio dire il mio amante, la mia amante, ma insomma, affetto fidanzato. E sapete cosa vuol dire concretamente, perché ne abbiate un'idea? Presente percepito e presente ricordato. Come lo percepite? L'amato bene o l'amata bene? Dove amata bene sei già un impegno ad amarla bene. L'amata bene. Come lo percepite? Come persona amata. Il presente ricordato, come ve la fa ricordare? Come amabile. Scorgete nell'amato l'amabile. Se quanti altri esempi devo fare? Ma il problema è che l'ontologia di questo passato in generale, e lì è Deleuze, diciamo così, dice delle cose interessanti, ma si ferma secondo me su un punto che è decisivo: nominare in modo chiaro e distinto, cartesiano, degno di Stanford, della filosofia analitica. Posso di dire sciocchezze. Che cos'è questo passato in generale? Sono la carica di potenzialità che caratterizza l'animale umano, oppure l'uomo con la U maiuscola, per me è assolutamente uguale, tanto ci capiamo su che cosa vogliamo dire. Questa carica di potenzialità, questo passato ricordato, che è il possibile,
ma attenzione, è possibile in quanto disposizioni, facoltà, potenze che sono sempre, questo è un punto decisivo, sono sempre eccedenti rispetto alla somma delle loro possibili esecuzioni. Se voi poteste anche vivere un numero infinito di anni e questo numero di anni non smetteste mai di parlare, pensate, è un incubo, questa è la rappresentazione dell'inferno, le due cose messe insieme sono la rappresentazione fisica, pittorica dell'inferno. Benissimo, ma non ci interessa l'aspetto morale. Voi in nessun modo realizzereste la lingua. La lingua come potenzialità resterebbe aperta a ogni ulteriore poter dire. Quindi vi è uno scarto, come diceva il vecchio Bergson, di natura, non di grado, fra presente e ricordato, che è memoria della potenza, memoria della lingua mentre sto compiendo un atto di parola, e presente percepito. Di natura, non di grado, vi è come una non traducibilità completa, una inesauribilità di ciò che si annuncia nel presente ricordato, potenza, lingua, forza lavoro, quello che altro che volete. La lingua quindi come passato indefinito, un nome proprio ce l'ha, sarà una sciocchezza, ma intanto... Allora, vediamo la differenza a questo punto tra il buono e il cattivo. Il ricordo del presente è un'esperienza inquietante, antropogenetica, decisiva per capire la natura del tempo, perché tiene insieme il possibile e il reale. E non vi dico subito qual è il punto della tesi, che semplicemente non vi sarebbe tempo come noi lo conosciamo, non vi sarebbe affatto tempo come noi lo conosciamo se non vi fosse questa incrocio, intreccio, ma anche differenza di natura fra possibile e reale, fra facoltà ed esecuzione. Poi sono pronto a imparare, ammesso che riesca a seguire più della prima equazione, così tutto quello che volete, dal fatto che non esiste il tempo, non frega niente. Guardate, c'è un tempo specifico indubitabile che chiamiamo storia, che chiamiamo tempo storico. Allora, l'affermazione fondamentale di questa specie di excursus senza testo principale che sto facendo è che vi è il tempo specie specifico, vi è il tempo storico, vi è la storia, vi è il tempo propriamente umano in quanto tempo storico, perché vi è una differenza di natura, ma anche una contemporaneità fra dynamis e energia, lingua e sue esecuzioni, disposizione al piacere e singoli piaceri goduti, amabile e amato. Capite? Ma mettiamola più intuitiva. Vi sarebbe storia se non vi fosse uno scarto tra la lingua, mettiamo, e le esecuzioni. Cioè, se la lingua si esaurisse completamente in un catalogo di esecuzioni definite, noi vivremmo nella condizione post-storica o non storica descritta da Kojève. Voi sapete chi è Kojève? No, tu lo sai. No. Che domanda. Kojève era, diciamo le cose importanti, era il nipote di Kandinsky. Russo, studia con Husserl e Heidegger, perché pur essendo stato comunista tutta la vita non gli aggradava il clima troppo convulso della guerra civile, diciamo che si è sottratto alla vera domanda, coi rossi o coi bianchi, puoi sbagliare, però per favore decidi. Beh, prima o poi bisogna decidere. E poi è arrivato a Parigi e dai primi anni 30 ha fatto un corso leggendario, innovativo, sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, che è pieno di filosofia originale, di tesi filosofiche originali. Una di queste è che il tempo storico è finito, c'è stato, ma ora è finito. Ed è molto interessante come Kojève descrive la fine del tempo storico. Dato che era un filosofo coraggioso, faceva semplificazione, dice: ci sono due forme di vita post-storica. Uno è l'American Way of Life, l'altro è il formalismo, il ritualismo della civiltà giapponese. Naturalmente in entrambi i casi non pensava a un popolo, a una situazione sociale specifica, voleva due modelli. In entrambi i casi, e qui non posso dirvi nulla, se non alla fine dell'incontro darvi le due pagine straordinarie in cui Kojève fa questa... Qual è il punto? Che non c'è più
tensione, non c'è più vera differenza fra potenza e atto, fra possibile e reale. La lingua diventa un catalogo di atti, imprecisabile e finito, di la disposizione al piacere, diventa un catalogo di piaceri possibili. Altro che piaceri polimorfi, cose, eccetera, no, c'è un bel catalogo definito, che elimina, capite, la tensione di natura fra, potremmo dire, presente e ricordato, presente percepito. Vado verso la fine con due su due punti. Quanto siete stanchi da 1 a 10? Un numero, non mi frega niente le cose psicologiche. Un numero. 3 o 8? 6? 5, 5. Allora, due punti. Uno, vorrei trattare a questo punto in maniera formale la differenza fra déjà vu e ricordo del presente, perché in fondo del cattivo non abbiamo parlato, ci siamo innamorati, o almeno mi sono innamorato del buono, cioè del ricordo del presente, tirandone o cercando di tirarne in maniera più o meno clownesca delle conseguenze di carattere teoretico generale. Però il cattivo chi è? Il déjà vu che combina rispetto al ricordo del presente. L'altro punto è una breve incursione nell'ortus conclusus di Luca. Luca Lupo, lui fa finta di non sentire, ma di lui che parlo. Cioè, sulla Nietzsche. Allora, cos'è che fa cioè, su questo punto vi chiedo veramente due minuti di attenzione, perché se si perde il punto e la differenza tra Topolino e la banda Bassotti ci ma, allora, Topolino, il buono è questo: il fenomeno fisiologico caratterizza la natura umana, è il nocciolo del tempo storico, dell'unico tempo che realmente vale la pena di pensare. Tensione fra dynamis e energia, fra lingua e esecuzione e via dicendo. Il déjà vu, che operazione compie? Spiegazione diversa da quella di Bergson, c'è un allentamento dell'energia vitale, ma no, l'allentamento dell'energia vitale e il fatalismo è qualcosa che il déjà vu provoca, non sta alla base del déjà vu. Cos'è che fa il déjà vu? Sempre domande elementari. Perché il motore non funziona? Perché il carburante è... Allora, cosa fa il déjà vu? Attenzione, prende il presente ricordato. Presente ricordato e presente percepito. Cosa vuol dire il presente ricordato? Che il presente ricordato, attenzione alla parola che sto per dire, ha la forma del passato, ma in alcun modo può essere accluso al novero di fatti realmente accaduti prima. Capite la differenza fra... è un passato solo formale, cioè considero ciò che so benissimo che sta accadendo ora sotto la veste, sotto la specie del passato. Il déjà vu consiste in una sostanzializzazione, in una sostanzializzazione di ciò che nel ricordo del presente invece è solamente formale. Non so se riesco a spiegare, ma, però vediamolo concretamente. Anziché vedere gli aspetti potenziali che sono compresenti con gli aspetti attuali del momento che ora stiamo tutti vivendo, considero che il momento che ora stiamo tutti vivendo è la copia di un atto realmente avvenuto in precedenza. Cioè tenta di annullare lo scatto. E come lo crede annulla? Di aver annullato. E come lo annulla? Lo annulla trasponendo la differenza fra presente potenziale e presente attuale nella relazione fra attualità e un passato cronologico di cui l'attualità sarebbe la copia. Da 0 a 10 quanto sono stato oscuro? Quanto sono stato oscuro io, non quanto non avete capito voi. Trasforma il passato generale in passato cronologico. Quindi vuol dire che il punto che avevamo visto all'inizio, il punto che avevamo visto all'inizio qual era? Che il déjà vu, la caratteristica del déjà vu non era la ripetizione effettiva di un evento accaduto tempo addietro, ma era una ripetizione solamente illusoria, un falso riconoscimento. Ma in questo falso riconoscimento, capite cosa avviene? Che quello che si presentava come possibile diventa surrettiziamente, erratamente, perversamente, un che di attuale, solo un che di attuale accaduto in precedenza, di cui quello che stiamo vivendo è la ripetizione. Allora, abbiamo due forme di anacronismo. La parola anacronismo io l'ho sempre maneggiata con difficoltà, poi la riduco a questo. Anacronismo vuol dire
collocare nel passato il nostro hic et nunc. Come vedete, uso hic et nunc non come mi rimproverava mio padre per tirarmela, ma perché non voglio usare presente, dato che per tutto il resto invece è in questione la parola di presente, quindi scelgo una qualsiasi, come nelle traduzioni del perturbante di Freud si è scelto perturbante, perché come facevi a tradurre quel Heimlich che significa protettivo, ma anche massimamente inquietante. Vabbè, quindi anacronismo vuol dire che noi collochiamo il nostro hic et nunc nel passato. Allora, vi prego di considerare questi due anacronismi, non dovrebbero esserci due forme di due modi di anacronismo fra loro collegati come siamesi che lottano, però, cioè come il massimo di antinomia che si possa immaginare. Un anacronismo formale, l'anacronismo formale significa dare a ciò che sto esperendo, vivendo, vedendo ora, la forma di passato. Si oppone a un anacronismo reale o fattuale, dite come volete. Io il primo lo chiamerei anche trascendentale, ma diventa veramente a tirarsela questa volta, non come con Inchestien. L'anacronismo formale ha la caratteristica di applicare la forma, attenzione, queste sono poche definizioni semiserie, applicare la forma passato, la forma passato al presente in corso. Cos'è questa forma passato o passato in generale? La lingua, la facoltà di pensare, la disposizione a provare a piacere, la forza lavoro. Quindi considero con l'anacronismo formale, se volete, quello che sto dicendo lo riconduco a quel poter dire che è la lingua italiana o la facoltà di linguaggio. Nell'amato scorgo l'amabile. Questo è anacronismo formale, ricordo del presente. Per cui il ricordo del presente è certamente un anacronismo, ma è un anacronismo formale. Il déjà vu è un anacronismo reale o fattuale, dove l'anacronismo reale o fattuale consiste nel distorcere e nell'invertire ciò che emergeva nell'anacronismo formale, cioè nel ricordo del presente. Come è trattata dall'anacronismo reale o déjà vu il passato in generale? La lingua, per esempio. Allora, teniamoci, guardate, non me ne frega niente della lingua, va bene tutto il resto, la disposizione a provare piacere, ogni forma di potenzialità. Come tratta il déjà vu? Lo sapete come la tratta la lingua? Cerchiamo di avere un esempio intuitivo per capire che fino in fondo semmai è la sciocchezza che sto dicendo, ma in maniera intuitiva. Quelle parole che ora sto dicendo, anziché per certi versi sembrarmi come legate, in quanto presente ricordate, a quella potenzialità che è la lingua, mi sembrano atti di parola avvenuti in passato, di cui io non sono il pappagallo, capite cosa voglio dire? Mi sembrano atti di parola realmente compiuti, oppure... Perché mi sembra il mio amore, mi sembra oltre che amato anche amabile? Semplicemente perché è stato già di fatto amato in passato. Capite? Cambio quello che è un poter essere, così va bene a tutti, dati con quelle formule che non significano quasi niente, un poter essere, cambio un poter essere invece per un atto compiuto tempo addietro. Quindi levo la differenza di natura tra possibile e reale, tra presente ricordato e presente percepito. Questo è l'anacronismo reale. A tutti, ve lo dico per quei pochi che leggono ancora I cani morti, cioè nel caso La critica della ragion pura, è esattamente la struttura del paralogismo della ragion pura di Kant, per cui si scambiano le funzioni della soggettività, le funzioni dell'io, come qualcosa di sostanziale. Qui si sostanzializza quel passato, eccetera, eccetera. Ora, io vorrei dichiarare in maniera formale, come oggetto di discussione, naturalmente io dico come oggetto di discussione conviene sempre dire più di quello che realmente si pensa, che l'anacronismo formale è la chiave e il cuore del tempo storico. Detto in altra maniera, non vi dichiaro formalmente, come ai matrimoni, non vi sarebbe, anzi più che ai matrimoni, tanto Dio, matrimoni, sì, sì. Non vi sarebbe storia, mettiamola in negativo, non vi sarebbe storia
se l'attimo che sto vivendo fosse soltanto percepito. Molto onesto, non vi sarebbe storia, saremmo degli animali più degni, ma semplicemente non saremmo gli animali umani che siamo. Se l'attimo che stiamo vivendo fosse soltanto percepito, anziché anche essere ricordato mentre lo vivo. La genesi, di solito in appariscente, del tempo storico, sta in questa convivenza di possibile e reale, di lingua e parole dette, di facoltà e di sue esecuzioni determinate. Se non vi fosse questa convivenza, e se questa convivenza non... questa contemporaneità dei non contemporanei, per dirla subito in filosofia, se non fosse questa contemporaneità dei contemporanei, semplicemente non vi sarebbe quella apertura anche all'imprevedibile, quella apertura, quella dimensione non prefissata dell'esistenza umana, che è la storicità, intendendo per storicità ovviamente non i fatti che vanno sul giornale, ma l'esistenza di chiunque, di ciascuno, del commande somme, di qualsiasi degli uomini. Il ricordo, noi abbiamo una differenza tra simultanei, perché il presente ricordato e il presente percepito vanno insieme, no? Sono simultanei, ma abbiamo una differenza temporale, non cronologica, una differenza temporale fra simultanei. Senza questa differenza, che è però differenza fra potenze A, se non fosse una differenza fra presente percepito e presente ricordato, ma diciamo in maniera più concreta, fra lingua, se ne avessimo come le api un certo numero di segnali predeterminato e bla bla bla, e non quel sistema generativo, aperto, espansivo, omniformativo, eccetera, eccetera, se non avessimo questa differenza di natura fra lingua e atti di parola, non vi sarebbe storia. Se non avessimo quella differenza fra una disposizione aperta o polimorfa a provare piacere e i piaceri concretamente spiriti, se non vi fosse un iato, una frattura, non semplicemente non vi sarebbe storia. Allora, cos'è che fa l'anacronismo reale, il déjà vu, che traspone il lato potenziale del momento ora in corso in un atto compiuto tempo addietro di cui ora starei meramente riproducendo? Lavora sullo stesso materiale il déjà vu del ricordo del presente, ma lo dispone in modo diverso. Il simultaneo potenziale, simultaneo rispetto al presente percepito, si dispone invece all'indietro non come potenza, non come possibile, ma come un atto compiuto di cui ora sarei l'epigono. E l'epigono, per così dire, coatto. L'epigono destinato al fatalismo. L'anacronismo reale è il modo in cui avviene una psichica, esperienziale, immediata, prefilosofica opera di destoricizzazione dell'esperienza. Ed è la prevalenza di questo che io adesso chiamo con termini un po' rarefatti anacronismo reale ad aver determinato per alcuni decenni, quantomeno nel mondo occidentale, la sindrome della fine della storia. Ma perché è accaduto proprio in questi decenni? Non è proprio lo stesso se accade in un momento o nell'altro, se no tutto sarebbe una scarsa coscienza storica dopo aver invocato le condizioni generative della storia. Perché è accaduto? Beh, la risposta più immediata, ma a questo punto devo rinunciare perché c'è un limite anche devo rinunciare a Nietzsche, poi parleremo a tavola se berretta, all'aspetto in cui Nietzsche è un grande teorico del déjà vu. Nella seconda delle sue considerazioni inattuali, ma invece vorrei dirvi perché in questi decenni? Beh, perché? Perché improvvisamente, come vorrebbe Bergson, poverino, c'è stato un allentamento dell'energia vitale, siamo diventati tutti più fiacchi e quindi allora è emerso quell'aspetto che di solito resta nascosto e quindi siamo stati tutti in preda al déjà vu, è poco credibile. La strada di spiegazione, posso indicare la strada senza imboccarla, davvero, è un'altra.
che negli ultimi decenni è diventato decisivo per motivi storico-sociali tutti ricostruibili, quindi non affidati alla chiacchiera o all'intuizione, come la chiamava, l'intuizione creativa, non ha nessuna intuizione, tutti argomentabili, tutti descrivibili, è diventata decisiva nelle nostre esperienze di vita, decisiva e soverchiante, la dimensione del possibile. La dimensione del possibile che cosa significa concretamente? Che in qualsiasi lavoro, in qualsiasi nodo della comunicazione sociale che, in cui tu sei, contano come il più delle parole realmente dette, l'esibizione di quel poter dire, di quella capacità o potenza generica. Nel lavoro, il lavoro quello dopo Chaplin, dopo la linea di montaggio, dopo Charlot dei tempi moderni, il lavoro, che è imbastito di semantica, grammatica, sintassi, attenzione, doti varie, anche estetiche, peraltro, insomma, che mette in campo un quadro antropologico completo. Benissimo, il lavoro, che è un lavoro durissimo, più duro semmai di quello della linea di montaggio per molti aspetti, ma basato più su sorveglianza e coordinamento di un processo semiautomatizzato, perlomeno in molti casi, nel lavoro quello che devi, la vera mansione qual è? Sì, certo, saper fare alcune cose, ma rientrare subito nella potenza generica dell'essere umano per imparare a farne ogni giorno delle altre diverse. Questa è la flessibilità è un continuo andi rivieni fra libro nono della metafisica che tutti voi avete sempre sotto gli occhi, fra energia e dynamis. Energia sarebbe l'atto, dynamis sarebbe la potenza, e questo andirivieni, questa esibizione, questa centralità del potenziale, ma non centralità per i poeti e gli artisti della serie, del comune degli uomini, e questa centralità nelle forme di vita, questo carattere soverchiante del possibile virtuale, chiamato in vari modi, in vari dialetti, rispetto al reale effettuale, nel senso che questo possibile virtuale ha un peso materiale anche nel modo in cui si produce la ricchezza delle nazioni o la si rovina, futures, meccanismi del credito. Allora, il problema è questo: se nelle forme di vita contemporanee l'edonismo reganiano, mai usata questa espressione, è orribile, spero che non l'abbiate mai sentita, che la sentiate solo da me e poi mai più, ma che voleva dire se non un'esibizione della disposizione potenziale di provare piacere rispetto ai piaceri effettivamente goduti, un venire in primo piano del presente ricordato rispetto a... La centralità del possibile pone i problemi dal punto di vista etico e delle forme di vita di fare i conti con questa centralità del possibile. Allora, vi è un'articolazione psichica, un'articolazione sociale che fa i conti con questo evento storicamente nuovo, la centralità del possibile rispetto al reale da un punto di vista anche pragmatico, dal punto di vista di quella attenzione alla vita invocata da Bergson ormai un'ora fa. O altrimenti, se non vi è un ethos vuol dire solo abitudine, il resto sono tutte balle, quindi o vi è un'abitudine, un agio, un'abitudine nel far fronte all'esuberanza del possibile, oppure non è che semplicemente resta un compito disatteso, tutto si rovescia in falso riconoscimento, cioè sembra di essere Baudrillard, sapete chi è uno dei postmoderni francesi, Baudrillard e nipotini che vi racconteranno che il futuro è finito, che si può solo riciclare ciò che è già stato, che è un altro modo di fare i conti con l'eccedenza del possibile, con l'ostensione del possibile, ma naturalmente è un modo destorificante, che pensa il possibile come qualcosa che è già avvenuto, semmai anche un museo di possibilità diverse che possono essere citate e filosofia del montaggio mescolate di nuovo insieme, ma tutto è già accaduto, che altro resta da fare? Non c'è veramente nulla da fare. Voi concludo con, saltando Nietzsche, mi dispiace, ma insomma bisogna autolimitarsi, con una battuta. Voi sapete cosa si intende per modernariato? Qualcuno mi saprebbe dare una definizione di modernariato? Però la modernariato, quella si usa anche per mettere su casa. Nessuno di voi ha messo su casa. Modernariato, antiquariato, affezione per cose che acquistano un valore in quanto molto antiche. Modernariato è invece il massimo di valorizzazione
di qualcosa del cappello femminile dell'estate scorsa, o della musica degli anni 80, che peraltro non aveva scritto, degli anni 90, qualcosa di appena passato, un culto, del passato, del una sorta di antiquariato del quasi presente, se ci capiamo. E questa è una cosa che dà, che anche, come sapete, un suo risvolto commerciale notevolissimo, ma ancora più importante è la sensibilità. Sento qualche, vabbè, lasciamo perdere io che, diciamo, sono di un'altra generazione rispetto a voi, ma anche voi potete sentire uno struggimento per qualcosa che è stato di moda 5 anni fa e che poi a un certo punto torna. No, è un eterno rito, un mite eterno ritorno, ma non filosoficamente trascurabile nella moda, una forma di... Allora, la situazione contemporanea in cui predomina l'aspetto possibile potenziale dell'esperienza, quindi il presente ricordato, ma in mancanza di forme di vita che sappiano gestire questa eccedenza del possibile, esso si è rovesciato in una sorta di falso riconoscimento o déjà vu di massa, e quindi in un processo di gestorificazione. In questo processo di gestorificazione, sapete cosa si ha? Si ha un culto antiquario, non come nel caso del modernariato, per ciò che è quasi presente, per ciò che attiene all'altro ieri, ma in realtà è una sorta di culto anche proprio con tutti gli ossequi e le adorazioni riflesse che un culto comporta, per il presente così com'è. Un culto per il presente così com'è, cosa vuol dire? Questo culto scatta, questa sorta di modernariato all'ennesima potenza, scatta allorché il presente è colto come la copia o l'epigono di qualcosa che è già stato e che quello non può che ripetere. In questo modo esso assume un aspetto sacrale ed è degno di essere. È quello che... No, beh, su Nietzsche ho detto che non dico una parola, cioè, ho finito, grazie.